Martedì pomeriggio, nella sala Fiandaga del seminario vescovile, il convegno di cultura Beata Maria Cristina di Savoia ha organizzato un incontro dal titolo Spigolature su Verga, in occasione del centenario della morte dello scrittore siciliano. Relatrice dell'incontro è stata Giuseppina Battaglia, docente emerito del liceo scientifico, insieme con la presidente Franca Carapezza e l'assistente spirituale Don Calogero Panepinto. Giovanni Verga è sicuramente un unicum, a parte che è un nostro scrittore, il più grande scrittore che abbiamo avuto in Sicilia, ed è doveroso ricordarlo. Dovevamo ricordarlo l'anno scorso per il centenario della morte, ma non è stato possibile per vari motivi che non è il caso di dire qui, e siamo riusciti a farlo adesso. Naturalmente ci sarebbe tantissimo da dire su Verga e soprattutto sfatare, ed è quello che cercherò di fare con queste spigolature questa sera, soprattutto sfatare quel cliché Verga autore dei vinti, Verga è il verismo, Verga è Verga, Verga non si può etichettare, come secondo me non vanno etichettati tutti gli scrittori. Bisogna sottolineare sempre che ogni scrittore è se stesso, e questo secondo me vale molto molto di più per Verga. Non si può paragonare, è stato paragonato ai francesi, a Zola, a Flaubert, si sono fatte le differenze da Manzoni, per carità, non parliamo di Manzoni e Verga. Manzoni è Manzoni, Verga è Verga. Manzoni nel suo romanzo costruisce di testa i personaggi, Verga li vede, li crea, li fa agire nel modo che vuole lui, ma la simpatia o l'antipatia o il giudizio o l'empatia sui personaggi non è lui che li detta, è il lettore che li coglie. Quello che voglio mettere in evidenza è proprio questo, cioè innanzitutto il fatto che lui si interessi dei cosiddetti vinti, ossia di quelle categorie di persone che sono la gente del popolo, la loro vita, le loro difficoltà, i loro problemi, e analizza appunto soprattutto la società contadina e anche di pescatori della zona di Catania. Per cui questo mi porta a considerare anche l'attenzione che come Chiesa noi dobbiamo avere soprattutto nei confronti del popolo, della gente semplice, della gente umile e anche della loro vita. La nostra associazione è intitolata alla Beata Maria Cristina di Savoia. Si tratta, diciamo, di un'associazione che, per quanto abbia natura laica, è collegata strettamente ai principi cristiani e cattolici. Infatti la nostra sede di Caltanissetta è proprio presso il seminario vescovile di Caltanissetta.